Buongiorno e benvenuti al podcast del Giuco.net con le news di oggi, martedì 9 novembre 2021. In apertura alla politica con le elezioni provinciali che si terranno il prossimo 18 dicembre. Sarà Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello in quota Forza Italia, a correre per il centrodestra come candidato alla presidenza della provincia. La decisione è arrivata ieri dopo la riunione del tavolo provinciale delle forze politiche dello schieramento di centrodestra. Nel centro-sinistra invece è sempre più vicina la candidatura di Francesco Limatola, sindaco di Rocastrada. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 234 su 35.419 test, di cui 6.521 tamponi molecolari e 28.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari allo 0,66%, che corrisponde al 3,1% sulle prime diagnosi. Durante la settimana, come si vede nei giorni feriali, cresce il numero dei test rapidi effettuati e quindi solitamente il tasso di nuovi positivi rimane sotto l'1%. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 12. Le persone positive in Maremma in carico alla ASL ad oggi sono 370. Continua a crescere anche il numero delle persone in quarantena per contatto stretto, che sono ormai più di 1000 da qualche giorno. In particolare oggi sono 1129. Stabili ricoveri in ospedale, 20 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid, 3 persone invece sono ricoverate in terapia intensiva. I ricoveri totali per coronavirus all'ospedale Misericordia di Grosseto sono 23. Sul fronte dei vaccini, Maremma è stata superata la quota di 184.000 persone che hanno fatto il ciclo completo. In totale in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 6 milioni e 7 mila dosi, di queste 217 mila sono terze dosi. Per questa edizione del podcast è tutto, per il Giuco.net, Daniele Reale.